La prostituzione nell'antica Roma. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. La pratica del sesso come parte di rituali religiosi nelle antiche civiltà era estremamente diffusa, portando alla formazione della prostituzione sacra e alla figura della prostituta consacrata, stabilmente o occasionalmente residente all'interno dei templi per servire la divinità e i suoi seguaci. Probabilmente originatasi nelle regioni orientali, questa pratica si diffuse ampiamente tra molte popolazioni antiche e la sua presenza è documentata da fonti scritte e reperti archeologici in un'area che spazia dall'India all'area mediterranea. Sumeri, armeni, babilonesi, ciprioti, fenici, lidi, egizi, greci ed etruschi avevano rituali che coinvolgevano l'impiego di prostitute consacrate, le cui condizioni sociali potevano variare da schiave a donne libere. Le divinità che richiedevano la prostituzione sacra erano spesso, sebbene non esclusivamente, di natura femminile. Tra le principali citate nelle fonti si trovano Inanna, Ishtar, Anait, Astarte e Afrodite, dee riconducibili tra loro e conosciute da vari popoli con differenti nomi, ma tutte associate a una funzione sacra comune: liberare le forze della sessualità e del potere fecondante. Il ruolo principale delle prostitute consacrate era canalizzare e sacralizzare queste potenti energie che caratterizzano la vita umana. Diverse divinità erano tutelari della prostituzione sacra, spesso con funzioni simili ma denominate in modi diversi a seconda delle culture antiche. Inanna Ishtar, diffusa tra i Sumeri e successivamente chiamata Ishtar dopo la conquista degli Accadi, rappresenta un esempio significativo. Altre divinità come Anait, diffusa in tutta l'Asia Minore, è identificata dai Romani come Cibele o Astarte, identificata con Afrodite e venerata presso i Fenici, erano anch'esse oggetto di culti orgiastici. Le donne che operavano all'interno dei templi di queste divinità godevano, nella maggior parte dei casi, di un certo prestigio sociale grazie alla loro funzione sacra. Dai resoconti antichi apprendiamo che sposare una di queste donne era considerato un segno di prestigio, soprattutto perché molte di loro guadagnavano considerevolmente durante il loro servizio. I santuari che ospitavano la prostituzione sacra erano estremamente ricchi e molto frequentati, posizionati strategicamente lungo le rotte commerciali, attratti da marinai e commercianti. Proprio per la loro vasta ricchezza, questi templi erano spesso oggetto di attacchi e saccheggi da parte di popoli nemici. Esistevano diverse forme di prostituzione sacra, ognuna con caratteristiche e funzioni specifiche. Ierogamia, una forma di matrimonio o unione sacra, solitamente rappresentante un'unione rituale tra una divinità e un essere umano, come un sovrano e una sacerdotessa. In Grecia questa pratica era vista come un'unione ideale tra sovrano e dea per favorire la fertilità. Ierodulia, servitù sacra, coinvolgeva servizio sessuale svolto da serve sacre consacrate alla divinità. Queste serve non solo si prostituivano nei templi, ma accompagnavano anche i riti con musica e danze. Prostituzione apotropaica, una pratica finalizzata a scongiurare i pericoli nascosti nella vita matrimoniale, in cui una giovane donna consacrava la sua verginità alla divinità con unione nel tempio a uno sconosciuto. L'antica Italia ospitava anche santuari con prostitute consacrate, spesso associati alla fondazione di empori commerciali greci e fenici. Nelle coste italiane si trovavano divinità come la greca Afrodite nella Magna Grecia o la fenicia Astarte in Sardegna e Sicilia, con i loro culti presenti anche tra gli Etruschi e altre popolazioni italiche. I caratteri tipici dei santuari con prostituzione sacra rimanevano simili a quelli nelle zone e popolazioni precedenti, soprattutto per quanto riguardava la ricchezza accumulata. Alcuni di questi santuari furono utilizzati per ricostruire città e territori dopo le devastazioni dei nemici.
Uno dei santuari più noti era a Locri e Pizzefiri in Calabria, dove il tempio di Afrodite nelle vicinanze del porto ospitava una stoa, portico, chiamata di 100 camere, ritenuta un lupanare. Nell'antica Etruria, influenzata da culture greche e orientali, si trovavano santuari commerciali spesso associati alla prostituzione sacra. A Gravisca, porto di Tarquinia sin dal VI secolo a.C. e di origine greca, si sviluppò il culto di Afrodite, conosciuta dagli Etruschi come Turan. In questo luogo sorgevano anche templi dedicati a Era e Demetra, chiamate Uni e Vei dagli Etruschi, e un importante culto legato ad Adone. Scavi in quest'area hanno rivelato tavolette con immagini di donne nude e iscrizioni che menzionano le Ierodule, indicando la presenza di prostitute sacre. A Pirgi, ora Santa Severa, porto di Caere, Cerveteri, la ricchezza del santuario portò Dioniso Prisimo di Siracusa a saccheggiarlo nel 384 a.C. Qui nel V secolo a.C. si ampliò l'area sacra con la costruzione di un nuovo tempio, secondo Strabone dedicato a Ilizia Leucotea, forse era Mater Matuta, vicino a un tempio più antico del VI secolo a.C. consacrato a Uni Astarte. Gli scavi hanno portato al rinvenimento delle famose lamine d'oro di Pirgi nel 1964, con un testo bilingue fenicio ed etrusco. Le lamine parlano di dediche ad Astarte in fenicio e di fondazione di un culto e rituali in etrusco. Antichi autori testimoniano delle Pirgienses, le prostitute di Pirgi, e resti archeologici confermano la presenza di un edificio con circa 20 camere e altari per i sacrifici, simile alla stoa di 100 camere a Locri e Pizzefiri, possibilmente usato dalle Ierodule per accogliere i fedeli. Anche nel Lazio e a Roma, influenzate dall'Etruria e dalla Grecia, si trovano prove di questa pratica. A Curi, tra i Sabini, si consacrava la più bella ragazza della città al dio Quirino, diventando danzatrice e prostituta del dio. Queste pratiche religiose potrebbero essersi diffuse tra i popoli locali grazie all'influenza etrusca e greca. A Roma, alcune festività del calendario romano potrebbero riflettere antiche pratiche di prostituzione sacra. Le Nonae Caprotinae del 7 luglio, dove le donne sacrificavano a Juno Caprotina sotto un fico selvatico, potrebbero essere un'espressione di questa pratica. Questo giorno consentiva alle schiave di vestirsi come donne libere, sacrificando alla dea sotto un albero, collegato alla leggenda di Filotide. Altre tracce emergono dai racconti mitici come la nascita di Servio Tullio dall'unione di Ocrisia, schiava di Tarquinio Prisco, con un fallo apparso dal focolare. Anche feste come Anna Perenna, i Floralia e i Vinalia, insieme a rituali orgiastici e danze rituali, potrebbero aver incluso elementi di questa pratica. Il racconto di H. Larentia sembra collegarsi a questa tradizione, commemorata con sacrifici e libagioni a aprile. Un'altra versione racconta di un sacerdote che offrì a Ercole una cena con una prostituta, Larentia, legando il mito alla prostituzione sacra. Queste tradizioni, associate a culti e feste romane, suggeriscono la possibile presenza della prostituzione sacra a Roma, influenzata dalle pratiche religiose etrusche, greche e orientali. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.